Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in quello che si fa. Questo è uno dei tanti insegnamenti lasciati da Teresa di Calcutta al mondo intero nel corso della sua vita. Credenti e non celebrano questo giorno, memoria della sua nascita in cielo, che avvenne il 5 settembre 1997. Suora cattolica, dedicò la sua esistenza a servizio dei poveri e dei bisognosi. Trascorse molti anni a Calcutta, in India, dove fondò le Missionarie della Carità, una congregazione religiosa dedita ad aiutare le persone in difficoltà. Nel 1979 Madre Teresa è stata premiata col Premio Nobel per la pace ed è divenuta simbolo di compassione, di umanità e altruismo in tutti i paesi del mondo, non solo quelli in cui con dedizione aveva prestato il suo servizio. Nel 2003 si mossero i primi passi verso la santità e fu proclamata beata da Papa Wojtyła. Ciò che più colpisce di questa donna è stata la sua grande umanità. Si fermava infatti davanti a tutti con amore, perché proprio l'amore, diceva, non si può spiegare con le parole. Il 21 maggio 1987 si recò in visita anche a Sulmona. Fu accolta in quella circostanza nello stadio Pallozzi. Sono tanti sulmonesi che oggi ricordano quell'evento. Sulmona si mise in fila solo per stringere la mano a una donna che la storia per sempre ricorderà, perché la santità non cade nell'oblio e non passa mai di moda. Ah, il ricordo che porto è dei bambini. Venne a Sulmona allo stadio e io ho assistito a l'opera che ha fatto, che ha lasciato, e sono immense di conseguenze. Ne parla il mondo e io mi sto a quello. È una grandissima donna. Ci ha lasciato grande insegnamento alla nostra società di umiltà, di bontà e di sacrificio. Io penso che è stata una grande donna, solo che quello che uno può permettersi si può permettere, è quello che ha lasciato forse la grazia di Dio, ognuno la riceve, però forse tutti la rifiutano. Eccezionale. Bravissima. Calcutta? È stata la migliore, sa. È insuperabile quella lì. Che non nascono più quelle persone, voglio dire.